L'appuntamento è con Raffaele Morelli, con cui questa mattina vorrei cominciare parlando di senso di colpa, perché durante il giorno spesso non riusciamo a portare a termine i nostri propositi, non facciamo quello che vuole l'altro, pensiamo che qualcuno possa soffrire a causa nostra, proviamo, diciamo, felicità e soddisfazione per la nostra vita, ma qualcuno accanto a noi no, e quindi veniamo attraversati da quello che più comunemente viene chiamato senso di colpa. Il senso di colpa è sano o patologico? Buongiorno Raffaele Morelli. Buongiorno, buongiorno. Il senso di colpa si lega sempre al passato, a qualcosa che ho fatto e che non avrei dovuto fare. Quando tocca, diciamo, le corde della nostra emotività, della nostra sofferenza, perché per qualcosa di grave che abbiamo fatto, allora il senso di colpa è sano. Quando invece prende spazio, no, e dura anche a distanza di anni, quando in qualche modo, ti faccio un esempio, un mio paziente aveva un tarlo nella testa, lui lo definiva così, perché non era presente quando suo papà è morto, nonostante il papà l'ha chiamato varie volte, no? E lui pensava fosse una delle sue solite crisi, non gli ha dato importanza, quindi era fuori a cena con gli amici, e quando è arrivato il papà era già morto, quindi, questo tarlo gli è rimasto nella mente, no? Gli è rimasto nella mente anche a distanza di anni, per cui in qualche modo sentiva la colpa di non aver assistito, di non essere stato vicino all'addio di suo padre. Ecco, uno potrebbe vedere le cose così e dire no, beh, effettivamente non ci sei andato da tuo papà, però quando il senso di colpa rindonda, come succedeva in questa persona, quando torna a distanza di anni a tormentarti, la cosa può vederla in un altro modo, no? È il senso di colpa per la morte di mio padre e io non ero presente, per quello veramente, oppure in realtà il senso di colpa mi sta indebolendo. Per esempio, questa persona era una persona molto forte, molto dura, molto aggressiva, no? E il senso di colpa lo indeboliva, lo rendeva più fragile, quindi recuperava il lato opposto. Ecco, spesso il senso di colpa ha questo significato, cioè farci recuperare una debolezza, una fragilità, un atteggiamento mentale troppo rigido, troppo unilaterale, troppo duro. E allora, in questo senso, dobbiamo guardare il senso di colpa non legato al fatto che è accaduto la morte del papà a cui lui non era presente, ma vederlo come qualcosa della personalità che sta facendo affacciare un lato nascosto di noi. Raffaele, a proposito di dolori, in questo caso dolori collettivi, hai sentito sicuramente anche dalla nostra voce nel giornale Orario Flash della scomparsa di Niki Lauda. Volevamo chiederti perché questi, nella storia dell'Occidente se non altro, questi moderni cavalieri del rischio, si pensi alla leggenda assoluta, la gente non lo sa oggi, ma l'Italia ha pianto, ha esultato per Tazio Nuvolari prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale. In epoca molto molto più recente, la scomparsa di Villeneuve e Senna sono due momenti che tutti ricordano, che ovviamente aveva l'età per esserci da un punto di vista psicologico. Perché oggi l'addio ad un grandissimo come Niki? Perché questi eroi del volante ci colpiscono ancora oggi? Se vogliamo fanno una cosa, se vogliamo ridurla proprio all'osso, persino banale, girano in tondo su dei mostri meccanici rischiando la pelle, oggi per fortuna molto meno di prima, senza alcuna logica apparente, eppure ci affascinano, accendono la fantasia e diventano personaggi familiari. Perché? Ma penso, intanto noi abbiamo bisogno di eroi, di miti, fin dall'infanzia, noi abbiamo bisogno di personaggi in cui identificarci, di eroi dell'automobilismo, in qualche modo cosa fanno? Varcano tutti i limiti, sono al confine tra la vita e la morte, oggi meno di un tempo, ma sicuramente è una sfida contro tutte le possibilità della vita reale, e noi sappiamo dentro di noi giorno dopo giorno, via via che il tempo passa, che la nostra vita è sempre in bilico tra le nostre abitudini, tra la realtà, tra le cose di tutti i giorni e il sogno di volare, di uscire dal reale, di uscire dai confini, e i piloti come i cavalieri incarnano bene questo, no? Uscire dai confini, varcare la soglia di casa e volare verso un mondo sconosciuto. Quindi l'eroe dell'automobilismo, è l'eroe che c'è in tutti noi, che vorrebbe essere altrove. È una bella immagine ci ha regalato naturalmente Raffaele Morelli. Allora noi al momento ti ringraziamo, grazie per l'intervento di oggi, ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie Raffaele Morelli. Un abbraccio a tutti. Grazie.